ecco qua. Notizie del TG Ora e la Guardia di Finanza di Isernia su disposizione della Procura della Repubblica per una buongiorno, colossale frode fiscale Mauro, quantificata in oltre 85 milioni di euro. Eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali nei confronti ecco di sette qui. Persone tra 2022, imprenditori, professionisti e collaboratori, amministratori accanto. Formali e di fatto di società con sedi a Roma, Isernia, Giuliano in Campania, Villaricca, San Severo, Pescara, Guardia Reggia, Piedimonte e Matese, Apricena e un decreto di sequestro preventivo per circa 24 milioni di euro. Sono state inoltre effettuate numerose perquisizioni tra Abruzzo, Puglia, Campania, Lazio e Molise. Nell'operazione, frutto di anni di indagine ed accertamenti particolarmente complessi e articolati condotti dai nuclei di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Isernia, sono stati impiegati oltre 100 militari e numerosi automezzi. Si è svolta alle prime luci dell'alba una vasta operazione antidroga della Polizia di Stato coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia nell'area del Parco Verde pure. Di Caivano, provincia di Napoli. Una donna era al vertice del gruppo criminale con legami con i clan che a Caivano gestiva lo pure. Spaccio di droga come in una catena di montaggio. Io I palazzoni popolari mamma del Parco Giorgio Verde erano una grande piazza con vedette a ogni angolo, pusher che smerciavano ogni genere di sostanza stupefacente e clienti in fila per aspettare il loro turno. Rosa Amato, conosciuta come Rosetta Terrorista, i suoi due figli e due factotum, tra i quali il boss Pasquale Fucito, già al centro dei traffici di Caivano, sono stati arrestati in esecuzione di una misura di custodia cautelare del GIP Villa del Tribunale di Napoli. Intercettazioni telefoniche ambientali, ma anche pedinamenti di pusher e il racconto dei pentiti hanno permesso ai PM di ricostruire come le case popolari venissero usate come bunker del gruppo e persino assegnate su disposizione della camorra. L'intero quartiere è stato cinturato e sono state eseguite perquisizioni e controlli da parte anche dei poliziotti reparto prevenzione crimine Campania, quarto reparto mobile, sesto reparto volo, unità cinofile e il supporto dei vigili del fuoco. I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito nei giorni scorsi un controllo presso uno stabilimento di oltre 1000 metri quadrati in pieno centro ad Angri, in provincia di Salerno, dove si trovavano più di 50 operai intenti al confezionamento di abiti griffati, tutti originari del Bangladesh e coordinati da un loro connazionale. I primi accertamenti hanno subito fatto emergere che 16 di loro erano completamente in nero, uno addirittura sprovvisto del permesso di soggiorno. Momenti di alta tensione nella serata di ieri a Via Milano, nel cuore del quartiere Vasto a Napoli, già oggetto di cronaca per le tensioni tra extracomunitari e residenti della zona. Un giovane extracomunitario ha tenuto sotto scacco la strada per diversi minuti brandendo un coltellino. Solo l'intervento di una volante ha portato via l'extracomunitario ed è riuscita a riportare la calma nel quartiere dove la tensione sale di giorno in giorno. Ignoti i motivi che hanno spinto l'uomo al gesto, anche se i residenti sostengono che la sua rabbia incontenibile sia da addebitarsi all'utilizzo smodato di alcolici e stupefacenti. Tre ragazzi diciottenni del Vallo di Diano sono state arrestate per furto pluriaggravato in concorso tra loro. Le tre giovani, tutte incensurate, nella serata di ieri sono entrate in un centro commerciale cinese di Atena Lucana e dopo aver messo fuori uso con un coltello i dispositivi antitaccheggio si sono impossessati di capi di abbigliamento di vario genere, soprattutto di lingerie. Le tre giovani sono state colte in flagrante dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina all'interno dei camerini mentre cercavano di occultare in alcune borse l'abbigliamento rubato. E ancora una volta, a distanza di 5 giorni dal precedente caso, l'isola di Capri non ha potuto contare sull'intervento dell'elisoccorso per un caso di emergenza sanitaria. La settimana scorsa a incappare nella rete dei servizi fu una giovane partoriente, stavolta invece toccato a un bambino di 8 anni, in gravi condizioni e in preda a convulsioni, per il quale era stato richiesto l'intervento urgente dell'eliambulanza per un trasferimento immediato in piena notte a Napoli. Problemi tecnici hanno impedito all'elicottero di decollare, per cui si è reso necessario il trasferimento in idroambulanza, grazie anche alle buone condizioni del mare. Documentato anche il guasto dei telefoni all'ospedale Capilupi di Capri, che ha costretto l'utilizzo dei telefoni cellulari da parte dei medici. Amici, per giovedì 29 settembre, ok, devo staccare.